Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Spesso le persone mi chiedono perché io parli di economia umanistica e in sostanza qual è la differenza rispetto alle altre cose. E naturalmente il discorso è sempre sì, ma in pratica che cosa possiamo fare? La ragione è molto semplice, che per le persone pratica è andare a votare e decidere che cosa succede tra 2 mesi. Per me pratica è usare il cervello. Qual è la differenza tra i due approcci? La differenza è il fatto che noi pensiamo che sia pratico, o nell'immaginario collettivo, solo ciò che è a che fare con l'immediato. Questa è la deformazione culturale. Io per mestiere insegno ai commercialisti come fare a fare consulenza finanziaria, e quindi figuratevi, io parlo di capannoni, parlo di banche, parlo di denaro, parlo di aziende, parlo di magazzini, quindi non c'è nulla di più pratico nell'immaginario collettivo. Ma quando invece mi sposto sul piano dell'economia umanistica, io parlo non di quello che succede domani mattina, ma dei grandi sogni che noi abbiamo, di ciò che noi vorremmo fosse la nostra società tra 10, 20 o 30 anni. Questo si chiama strategic thinker, cioè pensatore strategico, chi pensa in modo strategico. Lo dovrebbero fare tutti i politici, lo dovrebbero fare tutti i burocrati, tutti gli amministratori della pubblica amministrazione. A me non sembra che sia così. A me sembra che da decenni ormai viaggiamo da una campagna elettorale a quella successiva, da una votazione a quella successiva, da un sondaggio al sondaggio successivo. E tutto sta diventando sempre più corto perché la prospettiva diventa a 3 mesi, 6 mesi, massimo un anno. Pensare in modo strategico, pensare in termini di economia umanistica, significa fare 2 cose. La prima, allungare l'ottica della visione e quindi guardare lontano. Voi direte, ma questa è teoria. È quella teoria che ha sempre cambiato il mondo, però. Vi faccio osservare che i ponti, le strade, le scuole nascono prima nella testa della gente, prima nelle nostre immaginazioni, poi diventano banca, denaro, mattoni, ma prima sono idee. La seconda, allargare la visione. Oggi sento parlare soltanto di borse, di mercati. Da tanti anni non sento più parlare della povera gente, non sento più parlare della famiglia, del problema di avere da mangiare un piatto di minestra sul tavolo. Allora, chi pensa a queste cose? Sento solo retorica, ma nella pratica. Chi fa delle azioni pratiche, pensandole in anticipo per le persone? Economia umanistica significa in sostanza spostare l'attenzione dal mercato alla persona. Buona economia umanistica. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.